parlando dei contro, c'è anche un contro che so che ne grappa anche dalle nostre parti, c'è il problema dei lupi. Qui avete avuto questo problema qua o no? Sì, fortunatamente, allora non in maniera grave, non è mai stato ucciso nessun animale, solo predato ma comunque salvato. Però sì, abbiamo sempre comunque il pensiero, anche perché in questi due ultimi anni abbiamo un esemplare che abbiamo qui intorno, ci arriva proprio qui davanti alla porta di casa. Addirittura? Sì, perché ci prendeva sempre la nostra, il nostro cane che avevamo qua fuori. Accidenti! E allora correvi sempre giù a... Ma come prendeva il cane? Cosa vuol dire? Lo morsicava, lo... Non so, non so neanche io, che ne venivamo giù e lo vedevi che insomma lui se ne andava e il cane, poveretto, che piangeva disperato e ha fatto un periodo che veniva spesso. Beh, ma questo succede perché c'è un lupo, ma se fosse un branco il cane se lo portano via. No, il problema, ad esempio, qualche giorno fa, sui nostri pascoli qua sotto, comunque è stato predato, hanno visto insomma questi due lupi, hanno preso un capriolo uno da una parte uno dall'altra e hanno tirato, insomma. Sì, la natura è così. Mia mamma l'ha visto alle 5 del pomeriggio e comunque è orario che abbiamo fuori le vacche ancora. Abbiamo le manze, abbiamo le vitelline più piccole, cioè non sei mai tranquillo, tu vai a dormire la sera che sai quante vacche mi ha dato fuori dalla stalla, ma non sai quante ne torneranno dentro la mattina. Sì, c'è anche questo, sì, da dire. Però dopo viene a dirti che bisogna mettere le reti antilupo, bisogna... Sì, ma bisogna... Scusa se ti interrompo, bisogna fare talmente tante cose che alla fine uno dice ma vale ancora la pena di... Ma fare dei recinti, comunque la nostra malga è tutt'altro che piana. Quindi fare un recinto già su una malga un po' ripida non è il massimo. In più, quando tu fai un recinto, che degli animali stanno dentro chiusi sul recinto, dopo iniziano comunque a pascolare sempre quel pezzo di terreno. Quindi inizia a diventare terra, proprio terra, non c'è più erba. Se piove, che va bene, non è il problema di questo periodo, inizia a esserci del fango. E dopo, quando comunque gli animali si sdraiano, il sporco dove va? Va all'interno della mammella. Quindi dopo puoi avere anche problemi nella mungitura, la vacca può avere problemi, può far mastiti. Quindi non è assolutamente una cosa idilliaca. Oppure l'alternativa che ti dicono è procurarsi dei cani antilupo. Che è un'altra cosa, secondo me, non idilliaca, perché lavorando con delle persone che ci sono talmente tante passeggiate a fare fuori per la montagna. Quando un cane antilupo vede una persona, cioè il suo lavoro è difendere il gregge, che sia di vacche o di pecore. Lui non è che sa distinguere quella persona è cattiva o buona. Lui deve difenderlo. Quindi tu metti a rischio comunque le persone che arrivano qui per farsi una camminata, arrivano qui per visitare, per stare tranquilli. Anche perché magari vedono sto bel cagnotto bianco, vogliono andare anche a carezzarlo. Assolutamente. Non è il caso. No, assolutamente. Sì che ho un problema che in effetti rende sto lavoro ancora un po' più duro. Io non sono contro la presenza del lupo, perché gestono tutti su sto mondo. Però come un altro grande problema che abbiamo è quello dei cinghiali, che siamo arrivati ad avere un numero spropositato. Bisogna tenere un attimo un numero sotto controllo, una cosa gestibile. Perché dopo non, dopo col passare degli anni è una cosa che non gestirai più. Cambiando un po' animale, ma le aquile le vedete qua? Allora, quest'anno non l'abbiamo mai vista, le vediamo qualche volta. Quella è sempre una cosa maestosa da vedere, anche se qualche volta ti porta via qualche gallina, ma insomma, quella non importa, quella quando la vedi è sempre comunque una sorpresa. Cioè, si vede la differenza tra un'aquila e una poiana? Hai voglia, la vedi. È tanto più grossa, è enorme, sì. Bellissimo. Veramente enorme, è maestosa proprio. Mi piacerebbe vederne una. È proprio bella. È lei che era stata predata, scappa. Ah, poverina. Allora, parlando degli animali della malga, no? Le mucche. Perché giù da noi non so se danno ancora i nomi alle mucche. Qui le mucche hanno un nome.
tutte hanno il loro nome da quando nascono, sempre, hanno anche ovviamente il loro numero di identificazione nell'orecchino, ma noi non le conosciamo per il numero, le conosciamo tutte con il loro nome, assolutamente. Ma voi le chiamate anche? Per dire, provi a chiamarle, alcune ti ascoltano, alcune. Sì, perché no. Quante ne avete qui? Beh, qui carichiamo un centinaio. Tra vacche, manze, vitelle. Un'altra cosa volevo chiedergli, perché tu sei una giovane ragazza, ma la vita affettiva per un ragazzo o una giovane ragazza, praticamente, se uno ha il moroso o l'amorosa giù, come si svolge? Punto ci dolente. Si può vedere oppure è una cosa sì, che... Sì, ti puoi vedere, madonna, ma... Quanto tempo ci si impiega da sotto a venire su? No, beh, io vado giù veloce, io anche di 12 minuti sono giù. Andar giù, per sì. Quello... Ah, beh, allora vai giù tu? Sì, dopo viene su anche lui, però... Cioè, se viene su di qua è comunque sempre da fare, quindi non è che... sì, giusto. Stai tanto insieme o okay. Che... Quindi... Per stare un po' tranquilli bisogna che vada sì. Giù te in modo che... Sì. Non ci sia qualcosa. Bisogna da staccare perché... dal lavoro qua per stare tranquilli, diciamo. Ho capito. Però se uno non avesse il moroso o l'amorosa, scusa queste domande qua, no? Sì. E come fa qua a trovare il moroso o l'amorosa? Ah no, beh, quello non è un problema. In realtà qua gioventù ne arriva tantissima, non è un problema. Però no. Sì. Sì, no. Io quando non l'avevo mi buttavo ancora di più sul lavoro, diciamo. Ah, sì, rendi di più nel lavoro. Sì. Ho capito. Adesso magari mi tiro un po' indietro. Cioè, sono sincera, mi tiro indietro. Ah, a proposito del lavoro, ma fisicamente questo lavoro qui è un lavoro pesante, è un lavoro fattibile, il corpo ne risente? È un lavoro leggero di mente e pesante fisicamente. Veramente tanto pesante, quello sì. Sì che per fare sto lavoro qua bisogna non avere, diciamo, dei problemi fisici. Oddio. Grossi almeno. Sì, sarebbe meglio, insomma. Per dire, se uno ci avesse un'ernia qua, problema. Sai già che andrei a fartelo operare. Okay. Sì, capito. No, assolutamente. Poi sai che su questo lavoro problemi te ne vengono fuori, anche perché sono lavori che comunque alzi pesi. Sai che i pesi dovresti alzarli in una certa maniera. Sì. Ovviamente per far sempre più veloce o sei di fretta, li alzi sempre in una maniera più sbagliata. E quindi il problema principale è quello comunque, non è il fatto che cammini tanto avanti e indietro, perché quello infine camminare tanto in movimento al fisico fa benissimo. È proprio il fatto dell'alzare i pesi, nel sì. Come li alzi. Sì, sì, non è come camminare e andare in passeggiata, che no. Ti fermi quando vuoi, riparti quando vuoi. Fai picnic, eccetera. Ma tu, immaginando la tua vita futura, no? I prossimi anni, secondo te è una cosa che si può fare tranquillamente? O qualcosa dovrebbe cambiare per migliorare questo stile di vita? Dovrebbe cambiare. E cos'è che potrebbe aiutarti, ad esempio, a continuare a vivere qua? Per vivere sicuramente qua? Una mano da parte del comune di questa Malga a darci attrezzature, tra virgolette, un po' più moderne, un po' più semplici per il nostro fisico, più facili. Okay. Ad esempio una sala mungitura in stalla, attrezzature in casificio che ci rendono il lavoro un po' più soft. E tra l'altro, se le comunità montane se curano la parte produttiva delle malghe, vuol dire che curano anche poi il paesaggio, perché qui Se la gente non porta più su le mucche, praticamente qua diventa tutto bosco nel giro di pochi anni. Già, giusto? Comunque il bosco, da quando mi diceva mio nonno, è avanzato tantissimo, perché una volta tutto questo bosco, come mi hanno detto, io non lo so, ma come mi hanno detto non c'era, sì, beh, come dalle parti nostre, come dappertutto vedo anche ultimamente. Sì, il quindi bosco sì, avanza. Se le malghe non verranno più caricate,
andrà a finire così, è un gran peccato. Ecco, molti dicono, beh, ma allora la natura si riprende i suoi spazi e che bello che c'è il bosco ovunque, però... E quando arriva dentro per le finestre il bosco? Appunto, sì, però è un discorso anche che o vogliamo delle montagne anche vissute dall'uomo, oppure l'uomo si ritira a vivere in campagna o nelle città e lasciamo tutto il resto alla natura. Anche perché non ci sembra di sfruttare la montagna. Anzi, mi sembra che sia un po' il contrario, che la montagna che sfrutta noi. Non in senso, come dire, che la montagna ci impone di salire, di far certi lavori. Ci sfrutta perché ci mancano le comodità che ti dicevo prima, come ad esempio il fatto della corrente. Sì. Quindi, che ovviamente non è un problema della natura, è un problema di chi sta dietro una scrivania e che forse non capisce e anzi che forse sono le classiche persone che quando arrivano sulla domenica a pranzo a mangiare sentono il rumore del generatore, gli dà ancora fastidio. Dà ancora fastidio, sì. E però io l'affettato come le lo taglio? Sì. E l'acqua come gliela carico? Ah sì. Cioè non... Sì, no, se uno non sa... Non capiscono. Cosa vuol dire vivere quassù? Quando vengono su, ultimamente dicono sempre quanto bene state qua. È vero, per la mente fa bene stare qui. Sì. Comunque anche la mattina ti alzi, cioè guardi sto panorama e ti ha già migliorato la giornata. Sì. Tu quanto tempo passi nel solarium lì a prendere il sole? Beh, da quest'anno sono andata... un pomeriggio e una mezz'oretta, perché come mi sono messa là è arrivata la nuvola. Quindi mi è passata la voglia e se no guarda. Insomma è per gli ospiti che vengono sì, qui. Sì, anche perché qua io quando ho 2 minuti, come ho detto prima, io vado ad abbracciare il letto e quindi proprio voglio quando vomita. 2 minuti mi riposo. Il burro di malga preso nel periodo giusto è una cosa insuperabile. Lo vedi anche perché quando lo togli dal frigo col coltello si spalma facilmente, mentre il burro di supermercato è duro, si spacca a pezzettini. E anche voi naturalmente anche qui fate il burro. Sì, e lo che vendete a tutti quelli che vengono qui. Quello no, facciamo per amici e parenti stretti il burro, non facciamo grandi produzioni perché comunque io la maggior parte di panna la lascio all'interno del latte. Ah, per i formaggi? Sì, per avere un formaggio, cioè un grasso, sì, sostanzioso, anche perché è un peccato secondo me fare un formaggio di malga magro, che non so, li togli tutto secondo me. Sì, che avete una quantità di burro minima, diciamo. Sì. Lo teniamo come una piccola cosa preziosa. Lo mettete in un cavò. Esatto. Lì circa. Avete la vostra banca del burro. Ecco. Quando parti a inizio stagione da giù, no? Che sentimento ha? Cos'è che ti muove venire su? Beh, ti viene la pelle d'oca già quando a maggio inizi, non so, a preparare i campanelli delle vacche, inizi a lustrare le calliere, hai la pelle d'oca, c'è questo fremento di salire in montagna. Dopo, perché ti dimentichi secondo me le fatiche che hai fatto l'anno prima. C'è talmente sta cosa della montagna che sembra che ti chiama e quindi hai proprio voglia di salire. Dopo arrivi che è settembre e al contrario. Sei talmente cotto. Sì, fisicamente sei sfinito. Hai bisogno di scendere, avere intanto un po' di comodità, perché dopo durante il periodo estivo, come abbiamo detto prima, ti mancano tutte le comodità che hai a casa. Beh, sì. Che sembra una cavolata, sembra una piccolezza, ma col passare del tempo diventa una mancanza grande. E proprio bisogna un attimo di staccare la spina, non che stacchi la spina dal lavoro, perché quello c'è sempre, sì. Ma è un lavoro fatto diversamente. Sì. Sì, perché noi quando siamo giù e apriamo il rubinetto dell'acqua, ci sembra la cosa più normale del mondo, e qui è già un lusso, diciamo. Sì, anche qua giù a casa noi beviamo l'acqua del nostro rubinetto, anche sì. Perché abbiamo un'acqua buonissima che arriva dalla valle di Schiavenning. Invece qui non puoi, qui abbiamo l'acqua piovana, passa per un debatterizzatore ovviamente. Sì. Però non si come beve. Quella di, no. Di falda, insomma. No. Ah, volevo chiederti anche,
Ma tu quando le mucche giù da basso sentono i campanacci, perché giù da basso le mucche non hanno più i No, campanacci, giusto? vengono fatti. Quando sentono a inizio stagione che muovi i Loro campanacci, capiscono. lo Capiscono, capiscono? sì, guardano fuori per la porta più spesso, capiscono. Perché io mi ricordo da piccolo, no? Quando mio zio mollava le vacche al pascolo in autunno, lì giù si mollano in autunno, quando poi ha smesso di mollare le vacche al pascolo, non si potevano toccare i campanacci perché altrimenti le mucche cominciavano a muggire perché volevano uscire. Poi naturalmente con i vitelli nuovi, le generazioni nuove, le altre mucche non conoscevano sto rumore, sì che non c'è più stato sto problema. Insomma, quando torni invece è una festa. Sì. È un relax, è una Sì. festa. Però Sì, ne hai poi proprio lavori anche bisogno. giù. Sì, però appunto lavorare diversamente con le comodità che qui ci mancano. E chiudendo un po' questa breve intervista, tu consiglieresti a dei ragazzi giovani intraprendere questo lavoro qua? È un'avventura che servirebbe a tanti. Sì, Servirebbe come esperienza o... anche per avere forse più responsabilità che tante persone al giorno d'oggi non hanno responsabilità neanche ai se stessi, secondo me. E dopo però è una cosa, è un lavoro duro, tosto. Non è, c'è chi sicuramente può andare avanti tutta la vita e chi dopo 2 giorni dirà basta, non ce la faccio. E non mi stupisco perché sì, Allora, non è alla diciamo che si portata di potrebbe tutti. dire che se uno vuole intraprendere questo lavoro qua, prima cosa farsi magari 2 o 3 stagioni, andare su a lavorare per qualche Esatto, maiga. capire realmente prima i problemi che la parte bella, perché la parte bella fai sempre tempo. Se ti accorgi tardi dei problemi che ci sono e tu sei già in mezzo con tutte e due le gambe, sei già nel panico. Devi prima guardare i problemi e vedere se potresti riuscire ad affrontarli. Se fa per te, insomma. Esatto. Allora, Elisa, intanto volevo ringraziarti per questa Grazie bellissima chiacchierata e anche perché hai portato alla luce anche le problematiche di questa vita in montagna. E farti i complimenti perché una ragazza giovane così che continua a fare questo lavoro qua, secondo me è una cosa abbastanza rara, sebbene che ne ho visti in altri posti, Sì, ce ne sono ragazzi ancora, dai. giovani che portano avanti i lavori. E se un giorno mollassi questo lavoro, un po' mi dispiacerebbe. Oddio, anche Speriamo che tu possa andare Sì, avanti così e speriamo. trovare un modo per poter fare questo lavoro, ma in un modo più comodo, diciamo, con Esatto. meno fatica fisica. Esatto. Bene, Grazie grazie. mille. Alla Ciao, prossima. grazie. Ciao.